kiss for you. Mazza Mauro picchiata sul set, ha preferito tacere Nam Fung Daily. Circa un anno fa, sul set di Poveri ma ricchi di Brizzi, un attore la ferì ad un orecchio. Anna Mazza Mauro ha subito violenze sul set di Poveri ma ricchi del regista Brizzi. L'attrice ha deciso di tacere nonostante nel brutto episodio sia rimasta gravemente danneggiata ad un orecchio per colpa di un attore violento. Le chiesero di tacere per non danneggiare l'uscita del film. Precisamente il fatto è avvenuto poco più di un anno fa. E ora? Ora per poter ascoltare dall'orecchio danneggiato vive con una specie di dispositivo da porre in bocca. Anna Mazza Mauro ha subito violenze sul set. La notizia è di oggi, 17 dicembre 2017, e riguarda una famosa e bravissima attrice, Anna Mazza Mauro, conosciuta soprattutto per il ruolo della signorina Silvani nei film di Cancelletto Fantozzi. Cosa le è successo? Ha dichiarato ultimamente di essere stata ferita sul set di un film del regista Brizzi, video, intitolato Poveri ma ricchi. Precisamente un attore l'ha gravemente danneggiata ad un orecchio tanto che oggi deve portare un dispositivo da mettere in bocca per poter ascoltare. Come riporta il sito m.huffingtonpost.it, il fatto è successo poco più di un anno fa. L'attrice ha deciso però di non denunciare l'attore che l'ha picchiata ed ha taciuto anche per paura. Ma quali sono le parole usate dalla Mazza Mauro? I dettagli e le parole della Mazza Mauro. Come scrive il sito www.liberoquotidiano.it, l'attrice è stata in silenzio anche per paura. Sì, anche io che sembro sempre così forte e spavalda, confessa l'attrice. In più spiega che la dinamica dell'accaduto è stata questa, lei chiese al regista Brizzi, video, quando fosse il suo turno e lui le disse che l'avrebbe capito da sola. Mazza Mauro infatti doveva dire la sua battuta quando tutti stavano esultando. Così l'attrice ha aspettato e poi ha detto la sua battuta, che però si è sovrapposta anche a quella di un attore. Quest'ultimo l'ha picchiata e ferita. Ecco le parole di Mazza Mauro, che, senza dire nulla, mi ha strattonata e picchiata sull'orecchio. Mi è stato lacerato il menisco dell'orecchio e, da allora, quando sono in casa e non devo recitare, devo portare il vite, una sorta di apparecchio in bocca. L'attrice aggiunge anche che dopo essere andata dal medico non ha denunciato il fatto ma ha mandato una lettera alla produzione per spiegare il fatto. La risposta? Nulla, zero. Tutti sono stati in silenzio e non le hanno neanche telefonato. Insomma, esce oggi la notizia della Cancelletto violenza contro questa grandissima attrice, che purtroppo è rimasta danneggiata anche all'orecchio. La cosa più grave è stato il silenzio della produzione.